Il Tribunale del Lazio in 15 giorni a dire se siamo stati durati oppure no. Io non entro nel merito delle scelte del Ministro, tengo unicamente a valutare un esito una commissione che lavorava da 2 anni, che aveva concluso l'istruttoria sul Taranto e che aveva concluso anche altre 77 istruttorie. È stata azzerata in tutti i suoi componenti. C'erano 3 giuristi e 22 tecnici. Adesso ci sono 4 giuristi, 4 magistrati, un economista, un biologo, e gli 11 dovranno fare istruttori complessi a cicli industriali riguardanti gli impianti siderurgici, i settori chimici, le centrali termoelettriche, diciamo la complessità del manifatturiero italiano. A margine va detto che complessivamente in Italia sono sottoposti a procedura di analisi del ciclo industriale circa 8.500 impianti, 2.200 sono di competenza statale e la rimanenza sono di competenza regionale. Dovete anche sapere che lo strumento della valutazione integrata ambientale è lo strumento fondamentale per prevenire e ridurre gli inquinamenti prodotti dal settore manifatturiero italiano. E mai una direttiva è stata aggirata come questa. Noi siamo in procedura di infrazione, veramente abbiamo 180 procedure di infrazione, 60 riguardano il mancato recepimento di direttive ambientali all'interno dell'ordinamento giuridico italiano. La direttiva del 1996 è stata recepita parzialmente solo per gli impianti esistenti nel 99. Bisognava ultimare i procedimenti, quindi dare le autorizzazioni entro il 31 dicembre del 2004. Non è stata data nessuna autorizzazione. Noi in 6 mesi abbiamo fatto, quindi la legge dava 4 anni per gli impianti esistenti. Noi abbiamo chiuso 78 procedimenti, li avremmo dovuti dare a settembre, siamo stati azzerati il 12 di agosto del corrente anno. Poi sarà il TAR a pronunciarsi sui profili di legittimità eventuali, che eventualmente sono all'interno del provvedimento del Ministro.